Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi in Area Centese. Siamo in redazione, con noi stasera Piero Lodi, il capogruppo del Partito Democratico. Buonasera Piero. Buonasera a te, grazie per l'invito. Prego. E partiamo. Vai. Partiamo dal 30 dicembre 2019, dove si è riunito il Consiglio Comunale di Cento, e partiamo con il dibattito dove tu ovviamente eri presente. E mi ha colpito una frase, che per me è molto forte, verso ovviamente il sindaco Toselli. Dritto contro il muro, quando non si ha una rotta tracciata. Dimmi. Sì, beh, il Consiglio del Trento è stato un consiglio, uno dei tanti consigli preoccupanti dal mio punto di vista, perché l'ho detto in quell'assemblea, purtroppo in politica, come in tutti i campi della vita, i nodi prima o poi arrivano al pettine. Si parlava di CMV è uno degli esempi della mancanza di linea di condotta, d'azione, di strategia generale, di medio periodo, non dico di lungo periodo, di questa amministrazione. Prima hanno detto delle cose, poi ne hanno fatte delle altre, hanno affidato la gestione della pubblica illuminazione a una ditta francese, mettendo in difficoltà evidente CMV Servizi, che quello faceva sostanzialmente nella vita. Questo ha creato uno scompenso nei bilanci, ha messo a rischio 15 posti di lavoro, relative famiglie. Da 4 anni questa amministrazione stava andando in proroga su proroga su proroga su proroga, credo almeno 4 delle convenzioni che il Comune ha ancora con CMV, che sono la gestione cimiteriale, la manutenzione strade, il verde, la neve, la dezanzarizzazione e deratizzazione. Quindi stiamo parlando di servizi strumentali che però fanno la qualità della nostra città. Certo, che bisogna anche mettere in evidenza. Che bisogna gestire e governare bene. Certo. Siamo arrivati, neanche a dirlo all'ultimo istante, perché l'ho detto scherzando, questa è l'amministrazione che ha finito il presepe il 24 a mezzogiorno. Cioè, se non riusciamo a pianificare il presepe, il Natale, Certo. sono Sì. 2020 anni che viene sempre il 25 di Diciamo sì dicembre, che è una politica dove ci sono tante parole e pochi fatti. no? Pochi fatti e molto spesso non coerenti nemmeno con le parole, nel senso che si annuncia una cosa, poi se ne fa un'altra. In quel caso, il 30 di dicembre si sono fatte le nuove convenzioni che dovevano per forza essere fatte entro l'anno. Infatti, che poi c'è stato lì questa delibera, Beh, una delibera che molto questa complicata, sì. delibera che ovviamente c'era scritto che, cioè, io ho sentito che delibera senza fiato, dove proprio si era arrivato all'ultimo. Ma che cos'è questa delibera? Perché ovviamente i Guarda. cittadini devono capire, almeno a chi si riferisce questa delibera. Ma è una questione piuttosto tecnica, però provo a spiegarla il più In facilmente breve. possibile. Sono state fatte le nuove convenzioni, quindi abbiamo affidato gli stessi servizi che ho elencato prima, per 3 o per 5 anni i cimiteri, nuovamente a CMV Servizi, e l'abbiamo fatto senza una gara, perché CMV è di proprietà del comune. Tecnicamente si dice affidamento in house, cioè in casa, lo dai a una Certo. società che è a casa tua. Per fare questo sono richieste alcuni elementi tecnici, alcune caratteristiche della delibera, che il segretario generale del comune ci ha spiegato essere molto dubbi in questa delibera, molto mal spiegati, severi. Cioè, bisogna dimostrare che affidare a CMV è economicamente compatibile con il prezzo che avremmo pagato come Centesi se l'avessimo fatto fare un'altra società. Questo va dimostrato, ci vogliono delle tabelle, bisogna dare dei dati, Certo, dare dei dei numeri, dati, dati che non c'erano, erano confrontarsi anche, abbastanza certo. lacunosi, abbastanza complicati e come sempre noi siamo arrivati la sera del 30. Ungolunghi. Toselli dice, ci direte, so che ci direte che arriviamo lunghi. Io dico, beh, a meno che tu non lo volessi fare direttamente il 31 con le lenticchie, l'uva, la zucca e il brindisi, peggio del 30 non era Certo. possibile fare per arrivare entro dicembre. Ed è il quarto anno che noi abbiamo un consiglio comunale tra Natale e l'anno, e sempre per cose non emergenziali, sempre per cose che sarebbe possibile gestire, sarebbe possibile programmare, però purtroppo questa amministrazione si perde in tante promesse, ma non arrivano i fatti. I giornali di oggi parlano della scuola di buona compra, la materna, cantiere bloccato. Io mi domando, questa amministrazione in 4 anni ha fatto partire 3 cantieri. Il palazzetto dello sport, bloccato, con dei ritardi, speriamo che prima o poi finisca, intanto la Benedetto ha già perso il titolo sportivo, quest'anno sta facendo tutto il campionato, anche le partite in casa, giocandole fuori casa. Il secondo cantiere,
era la palestra di Bevilacqua, bloccato, non è successo nulla. Il terzo cantiere, che hanno voluto loro perché non era necessario, non era urgente, era la riqualificazione della materna di Buona Compra. Incredibile, non è partito nemmeno quello, ma intanto i bambini li hanno spostati a Casumaro. E giustamente i cittadini di Buona Compra dicono che spostare una materna è pericoloso perché può non tornare più. Perché quando le famiglie si abituano poi a mandare i propri figli a Casumaro, si creano dei disagi abbastanza forti anche nelle famiglie, ma tutto intorno anche. Dunque ci sono anche frazioni, diciamo così, che in questo momento si stanno lamentando. Avete visto le consulte civiche che scelgono di riunirsi tutte assieme per dire a una voce sola che così non può andare avanti. Io lo dico da tanto, su Facebook mi sono inventato l'hashtag 100 merita di più, che poi ho visto è diventato, ve lo regalo volentieri, anche un hashtag della vostra redazione. Ma 100 merita davvero di più, cioè da 4 anni non sta succedendo nulla se non perdere un po' di servizi, un po' di qualità. Si sta indebolendo, diciamo, si sta indebolendo. Non solo il centro, ma proprio tutto il territorio, le frazioni, ma si vede anche che ci sono problematiche abbastanza forti anche nella viabilità, nella sicurezza, nelle manutenzioni delle strade anche, perché ragazzi c'è da mettersi le mani nei capelli, sì, e chi non le ha se lo può mettere, insomma. Io le tengo lì incrociate sperando che vada meglio, ecco, sì. La dico così. Però cosa si può fare in questo? Io ho perso un po' la speranza e prima citavo l'hashtag 100 merita di più, ne uso spesso un altro, staccare la spina. Questa amministrazione purtroppo deve finire il prima possibile perché è una botte del vino che ha. Ci avevano promesso prosecco di Val d'Obbiadene, però quello che viene fuori è aceto, cioè non si sta concretizzando nulla. Toselli aveva assicurato che la sua sarebbe stata l'amministrazione comunale del rilancio. Non solo rilancio, non abbiamo più nemmeno la qualità dei servizi che avevamo prima di questo insediamento UM. Sì. Quello che è successo sulla cassa di risparmio di Cento, che ha visto il comune a un ruolo nemmeno da spettatore, certo. Poco meno che spettatore. Il nostro centro storico, lo stesso Natale, abbiamo visto la polemica bonaria di Redroni che ci prendeva in giro dicendo che le nostre luci di Natale sono finite a pieve perché noi non abbiamo avuto la capacità di finalizzare l'ordine con un'azienda che da 8 anni faceva il nostro Natale. A me non interessa se questa amministrazione doveva fare una gara o non doveva fare una gara, certo è che se volevi fare una gara non dovevi fare il 20 di dicembre. Ma l'importante è la sostanza. La sostanza è che chi voleva vedere il treno di luci e la palla luminosa è andato a pieve. Che poi sì, non possiamo dire più di tanto neanche pieve, vabbè, è una parentesi. Non lo so, però, io parlo del mio territorio e devo dire che quando vado a pieve provo un po' di invidia perché la raccolta differenziata la funziona qui no. Quello sì. Il sindaco di pieve, se vai in piazza lo vedi, il nostro. Diciamo che non lo vedi mai. Essendo di pieve, so hai anche che, quel difetto lì. Questa cosa. No, sto diventando un preso. Più scendiamo noi, più pieve sembra. Però si può sempre migliorare. Io dico sempre che la speranza serve. Dunque, l'opposizione, se c'è, serve per migliorare anche dove ci sono delle lacune di questa amministrazione Toselli. Guarda, io l'ho detto l'ultimo consiglio. Noi. Ma l'ho già detto decine di volte, in genere non mi rispondono nemmeno, però lo ridico anche da qui, cioè noi se c'è da dare una mano a questa città ci siamo. A me le polemiche politiche interessano quando si discute del governo nazionale, quando si deve decidere chi governerà la regione Emilia Romagna, per me il sistema valoriale conta, ma se dobbiamo ragionare della nostra città, se la giunta Toselli non riesce a cavare i piedi dai problemi, io l'ho detto mille volte, non dico noi perché siamo bravi, tutti, il sindaco riunisca i capigruppo e nessuno dirà di no, io sono certo, e lavoriamo assieme per salvare il salvabile e fare un ultimo anno in cui la smettiamo di sbagliare tutte le mosse o finire sempre nei cantieri bloccati, nei progetti non chiusi, nel ho promesso uno e ho fatto 0,4 e poi vi dico che 0,4 è meglio perché uno era un po' troppo. No, tutti, anche questo lo dico sempre in consiglio. La politica è come il biliardo, devi dichiarare la buca prima di colpire la pallina, perché Toselli è capace solo di aspettare, io anche questa è una battuta che faccio, Toselli è famoso perché, è una metafora, se piove corre dai contadini per dire che è merito suo. Lui si è vantato del film su Ferruccio Lamborghini, come se avesse avuto il benché minimo ruolo, è un effetto, uno strascico del centenario della nascita, bene.
Però anche l'appuntamento col film su Ferruccio Lamborghini, la nostra città rischia di bucarlo, perché abbiamo visto cosa ha fatto Pieve con il film Mio fratello, Rincorre i dinosauri. Sì. Sono riusciti a creare un forte volano di promozione anche per la loro città. Certo. Noi c'è un film su Ferruccio Lamborghini che è centese e non siamo capaci nemmeno, ci abbiamo messo un anno abbondante a sistemare una rotonda dove una macchina aveva colpito un trattore coperto da assicurazione. Diciamo che manca la reazione a catena. Ma manca la reazione, manca la catena, manca la testa, manca la voglia, io penso. Sì. Io penso che il nostro sindaco si occupi d'altro, perché non posso pensare che per 8 o 5, 2 ore al giorno si occupi della nostra città, perché che cosa combina in quelle ore che dedica alla nostra città? Non si vede niente. Siamo fermi e si sa che nella vita, quando sei fermo, pian piano vai indietro inevitabilmente, intanto perché gli altri continuano a correre. Il nostro territorio qui attorno viaggia. Una volta eravamo la capitale dell'Alto Ferrarese, non contiamo niente da nessuna parte. Cioè, al di là delle chiacchiere. Al di là di questo, il Partito Democratico, le conclusioni. Cosa può... Ma guarda, io ero convinto che l'appello che ho fatto oramai più di un anno fa all'unità cittadina per darci una mano, provare a uscire dal pantano, secondo me è stato dei responsabili lasciarlo cadere nel vuoto, cioè, o addirittura rispondere con la supponenza di chi dice ma noi stiamo facendo fragole e champagne, cioè, non stanno facendo niente, lo vedono i centesi, lo sanno tutti, cioè, adesso Toselli non vive a 100, non è centese, è stato a 100 i 6 mesi per farsi eleggere, poi è tornato a vivere fuori dal nostro territorio, adesso sta a Burana, prima stava a Terre del Reno. Anche questo cambia, perché se un centese guida la nostra città, quando accompagna a scuola la figlia o il figlio, nel mio caso mia figlia, parla con gli altri genitori, capisce i problemi, va a prendersi un caffè al bar, lo fermano, gli spiegano le cose e si rende conto, parcheggia la macchina, prende coscienza che c'è un problema. Ma cioè, confronto si va anche incontro alle problematiche delle famiglie. Il nostro sindaco arriva quando arriva, entra nel parcheggio riservato in comune, sta in comune un paio d'ore cercando di cambiare ufficio per non farsi trovare dai cittadini, poi riprende la macchina e torna a Burana. Io capisco che i problemi non gli stiano particolarmente a cuore, il suo obiettivo è cercare un'altra poltrona per avere di che mangiare per gli anni a venire, e io gli auguro di trovare un lavoro, perché anche pensare di vivere solo di politica. Cioè, io ho lavorato da quando avevo 18 anni, ho avuto 5 anni di esperienza da amministratore, avrei fatto volentieri un altro giro per completare le cose che avevo iniziato, ma poi sono tornato a lavorare con la stessa soddisfazione, gli stessi stimoli di prima, perché andare la mattina e fare qualcosa di concreto e guadagnare il pane onestamente, la dico con un po' di zucchero, è una cosa che dà soddisfazione. Sì. Se tu dici, se non mi faccio eleggere qui devo trovare un altro posto perché altrimenti come mangio, non sei libero, non sei sereno, e capisco che lui tutti i giorni si occupi di trovare un altro strapuntino da qualche parte, perché se no cosa va a fare? Però 100 metri di più. Ecco. Diciamo che 100 ha bisogno di uno scossone, e speriamo che il tempo l'aiuti. L'unica certezza è che prima o poi si torna a votare, perché al massimo un sindaco sta lì 5 anni. Quello si sa. L'altra certezza è che cambieremo sindaco, perché non credo che ci sia rimasto un solo centese disposto a dare nuovamente fiducia a questo progetto che ha deluso. Ma vi ricordate, faremo ogni 6 mesi la verifica degli obiettivi in piazza, già il primo semestre non è stata fatta, poi non se ne è più parlato. La nostra è la giunta che avrà una politica leggera, le istituzioni costeranno meno, il centro non ha mai avuto tanti assessori come adesso, dal 1861 ad ora, perché? Perché quando non hai un collante politico ideologico, quando non hai un progetto e un programma forte, per tenere la gente lì, l'unico modo è nominare qualcuno in un posto o in un altro, però non è con le poltrone che tieni insieme un gruppo. Cioè, il mio ex gruppo è ancora il gruppo che ogni tanto ha il piacere di trovarsi a mangiare la pizza e ci facciamo gli auguri e facciamo i brindisi. Questo è molto importante, il gioco di squadra. Perché c'era qualcosa che ci teneva insieme al di là della carica, del ruolo. Ecco. Qui io non so cosa pensa la maggioranza, perché in consiglio comunale non si sente mai un consigliere di maggioranza prima d'ecco, quindi non so se sono contenti. Io spero che quel malessere che mi auguro, ma sospetto ci sia, possa sfociare in una presa di coscienza vera, perché i cittadini hanno votato Toselli, ma hanno votato anche i tanti candidati consiglieri che ci hanno messo alla faccia e hanno garantito per lui, perché Toselli non era di 100,
e il centesimo non potevano conoscerlo, certo. Però conoscevano i tanti che erano in lista con lui e che hanno detto dunque gli ha dato quella fiducia dicendo sì, io voto lui ma guardo te, certo, no? Certo. E quindi io penso che quelle persone che hanno speso il loro nome, messo la loro faccia per sostenere un'amministrazione comunale, per l'amore e l'affetto della città, visto che loro lì ci vivono, ci sono nati ed è la loro città, a un certo punto prendano coscienza che così non possiamo, c'è un altro anno di vari ed eventuali. Non... Ah certo, dunque, con questo diciamo che il tempo è il nostro amico e ci aiuterà, la speranza è tanta e non deve morire, con questo salutiamo. E che il 2020 sia migliore del 2019. E che il 2020 sia migliore, e sì, pieno di sprint, di novità e di tanti obiettivi, perché servono. E con questo chiudiamo Area Centese, diamo una buona serata da parte... Da parte mia, auguri intanto, visto che siamo qua all'inizio d'anno, e grazie a voi per l'attività di informazione che fate sul nostro territorio. Grazie, buona serata e arrivederci.